Ciao, io sono Mila e il mio animale magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa. Morphle! Andiamo! Oh? Evviva, April! Morphle, trasformati in una palla. Vorrei tanto potermi trasformare anch'io. Ho avuto una grande idea. Glitterpod ci può trasformare in animali magici. Puoi farci diventare dei Morphle. Facciamo un bel gioco. Chi riesce a rimbalzare più in alto ha vinto. Trasforma in Morphle. Che cosa? No! Grande! Trasforma elicottero! Morphle vince! Ma quello è il signor Vanderbilt! Oh no, qui finisce male! Seguiamolo! Ragazzi, ci sono qua io! Presto, Morphle! Trasformati in un aeroplano! Adesso mi voglio trasformare in un robot! Ops! Chiedo scusa! Ho un'altra grande idea per prenderli! Facciamo un lavoro di squadra! Fermi voi due! Oh no! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Avete combinato un sacco di guai in giro per la città! Mi spiace, Mila e Morphle. Non voglio più essere un animale magico. Puoi farmi tornare me stessa? Ti prego, Glitterpod. No! Accidenti, mi stavo divertendo così tanto! Già, anch'io! Ma essere Morphle è una cosa davvero difficile! Sono felice di essere di nuovo io! È molto meglio che ci sia solo un Morphle e una April! E io voglio bene a entrambi! Come farti tornare allegro? La mia invenzione è conclusa! Ho creato il siero della giovinezza che adesso testerò sul mio assistente! Devi portarla subito da suo padre mentre io creo l'antidoto per rimediare. Mila? Ah!
Mila! Mila! Dai, vieni fuori! Non è grande! Salta, bello! Robot che avete ordinato. Eccellente! A chi servono? Oh, ecco! A niente! Grazie! Addio! Oh. Hai portato l'occorrente? Sì, ovvio! Perfetto! Oh, guarda! Questi sono i due banditi! Questi sono i due banditi? No! Marfo! Mila? Ma dov'è la palla? Lascia perdere la palla! Muoviamoci! Avanti! Vieni via con me! Eh? Va bene! Marfo, ti va di giocare a un altro gioco? No! D'accordo! Allora torniamo a casa? No! Allora hai tu qualche altra idea? No! Marvel, prendi i due gelati! Mila non paga! Mila! Ti stai comportando in modo molto strano, Marvel. Non vuoi neanche trasformarti! No! Non sai dire altro che no, no, no! Papà! Morfol non è più lui! Piano, Mila! Non è una cosa carina da dire! Ehi, Morfol, ti andrebbe un bel cono gelato? No! Non vuoi il gelato? Che c'è che non va? Cosa? Visto! Questo coso non è il mio Morfol! I banditi! Morfol, porta via quella palla! Ehi! Papà, da quella parte! Oh no! Arriva il papà di Mila! Ciao, Mila! Che stai facendo? Cose da ragazze! Oh? Oh? Morfol, dai, vieni qui! Bene, allora, divertiti! Ciao, ciao, Mila! Ciao, papà! E adesso riprendiamo a fare dispetti! Morfol? Imbratta il muro! No! Dammi! Trasformati in una... Auto della polizia! No! Camion dei pompieri! No! Un elefante, allora! No! Accidentaccio! Non funziona! Signor Specchio, ci potrebbe mostrare che cosa sta succedendo a Specchiolandia? Lo faccio con molto piacere, cara Mila. Morfolama Specchiolandia! Morfol! No, 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 Morfol, rimettilo dentro di me. Quello è Orfol e a Specchiolandia tutto è l'esatto contrario di ciò che è nel nostro mondo. E dato che Morfol è molto gentile,
Temo che quell'Orful non vorrà compiere altro che cattive azioni. È probabile, e quindi non possiamo lasciarlo girare per la città a combinare guai. Dai, Morful, giochiamo con Chroma, è molto meglio. Salve, Morfola, dimmi come stai? Oh, agente polizia tetto! Che cosa stai facendo? Morful! Morful, non puoi abbandonarmi qui! Sembra che qualcuno ti stia chiamando, Morful! Eccoti là, Morful! Ora tirami immediatamente giù di qua! Grazie, ma ricorda che non mi piacciono questi sciocchi scherzi. Scherzi? No! Sei stato tu che mi hai messo in cima al tetto e adesso neghi? Ma Morful è stato insieme a noi per tutto il tempo. No, lui mi ha piazzato sul tetto e sghignazzava come un matto, così. Oh no, è la risata di Orful. Oh? Dobbiamo trovarlo. Cosa stai combinando, Morful? Costruisci una torre? Cosa? Ehi, ma che ti succede? Non è divertente, Morful! Ma se questo è Morful, chi è quello? Orful! Dobbiamo fare in modo che Orful non possa più farsi scambiare per Morful. Chroma, fallo diventare verde. Orful verde! Spero che ora se ne torni a Specchiolandia. Achà! Ciao, Mila e... Morful, purtroppo ho preso l'influenza e non riesco a svolgere il mio lavoro. Possiamo aiutarla noi, signor Joe. Noi aiuta! Oh, questi veicoli devono essere consegnati ai loro proprietari in officina o... Ecco, ho questa lista. I nomi dei proprietari dei veicoli sono macchiati di grasso, ma penso che riuscirò a scoprire di chi si tratta. Morful, trasformati in un grande autocarro rosso! Penso che il trattore debba essere portato all'agente Freeze. Un agente che va in trattore? Io seguo le indicazioni della lista. Va bene. Ma questo... Mi spiace molto, agente Freeze, ma siamo di fretta! Ops, scusi tanto, non l'avevo proprio vista. Ciao, ciao, belli. Così è impossibile. Ma così in fretta. Oh no, ho paura che abbiamo sbagliato, Morful. Trasformati in un'auto della polizia. Morful, li prende. E ora riportiamo tutti i veicoli ai loro giusti proprietari. Io penso che il trattore appartenga a... Il pompiere Bob!
Il camion dei gelati deve appartenere a Geraldo! Eh? Sì! Ah. Allora, Milo e Morfo, l'avete fatto? Tutti i veicoli sono consegnati, signor Joe. Oh, bravissimi! La mia lista vi è stata di aiuto? Oh. Insomma! Mila, Morfol, ha chiamato il guardiano. Ha detto che gli serve il vostro aiuto allo zoo. Oh. D'accordo, papà. Morfol, trasformati in una casa volante. Mila, Morfol, eccovi, mi serve una mano. Potreste aiutarmi a portare il pinguino, il dromedario e la scimmia alle loro case in natura? Certo! Grazie! Prendiamo tutti a bordo di Morfol, la casa volante. Il deserto è caldo e secco. Sarà la casa perfetta per un dromedario. Morfol, guarda! Quello è un draghetto! Io penso che tu voglia venire con noi. Troveremo la casa più adatta anche per lui, vero, Morfol? Certo! Oh oh! Il Polo Sud è la casa perfetta per un pinguino. Ma di sicuro è troppo freddo per un draghetto. D'accordo, vogliamo verso un altro posto. La foresta pluviale è la casa perfetta per una scimmia. Oh oh, ma ho paura che sia un ambiente troppo umido per un draghetto. Non è affatto facile trovare la casa giusta per un drago, ma tranquillo, non ci arrendiamo. Guarda, Morfol, questo è un vulcano. Direi che è proprio la casa perfetta per il nostro amico. E bravo, piccolo, mi sembri molto felice nella tua nuova casa. Ma adesso è ora che io e Morfol torniamo alla nostra. Ciao, ciao! Draghetto! Oh, adesso ho capito! Tu sei un animale magico! E non ha importanza dove sia nato un animale magico! Si sentirà a disagio senza il suo compagno umano vicino. Ma io posseggo già un animale magico, Morfol. Però so dove potrai trovare il tuo compagno per la vita. Al centro animali magici potete vivere magici incontri tutti i giorni. Spariti! No! Morfol, trasformati in un pennello magico! Morfol, l'erba non è blu, è verde! Oh! Bravo, Morfol! Dove
crede di andare? Avevo io il semaforo verde! No, il verde ce l'avevo io! Cioè, il gatto! Aha! Allora sei tu che stai facendo sparire tutti quanti i colori dalla città! Non è una bella azione! Un mondo senza colori è veramente triste! Oh, tigre allegra! Sì, così è proprio buffa! Dipingiamo altri animali con questi bei colori! Sì! Eccoti, Croma, ti stavo giusto cercando. Ci sono un sacco di problemi in città perché tu hai portato via i colori. Morphle può aiutare Croma a ridipingere tutte le cose con il loro colore originale. In effetti sembra che lei abbia ragione. Prego, passi pure. Ottimo! Avete risolto tutti i problemi della città in un baleno. Morphle e Croma, siete davvero una grande squadra. Sì! Vi siete divertiti alla fiera, Mila e Morphle? E come? E non vedo l'ora di giocare a fare il tè con la bambola gigante che ho vinto. Bambola gigante non vuole bere tè! Sai che cosa ti dico? Rendiamo magica questa giornata! E Mimi, potresti dare vita alla nostra amica? Così potrà giocare davvero con noi! Oh, ciao, Mary! Ciao, Louis! Mi serve un animale magico per spostare del materiale pesante. Potresti aiutarmi? E Mimi potrebbe dargli vita, così si sposterà da solo. Sarebbe grandioso! Ci vediamo dopo, Mila e Morphle. Ciao, ciao! Oh, oh no, bambola gigante! Quelli sono degli animali magici, lasciali giù! Trasformati in una palla! Ho paura che darle vita non sia stata una gran buona idea. Portiamola da Mimi, così la farà tornare di nuovo una bambola. Oh no! Smettila subito! Farai male al signor Vanderbus e a Barky! Morphle, trasformati in un aquilone e attirala lontana dall'auto! Oh no! Fermati immediatamente! Quello non è un vero gelato! Eh? Oh no! Il mio furgone! Scusa, Geraldo! Ti prometto che te lo ripareremo! Morphle, trasformati in un autocarro e porta qui la piccola! Morphle, trasforma! Ragazzi, ho un'idea! La faccio addormentare con una ninna nanna! Brilla, brilla la stellina su nel cielo, piccolina! Sta dormendo, Morphle! E Mimi! Puoi far tornare la bambola normale, per favore? Piccola peste svegliata! Oh, ti prego, in fretta, Emily! Mila, che cosa succede? Scusa, papino! La prossima volta giocheremo a fare il tè senza dar vita ad alcun giocattolo! Ogni giorno è magico comunque col mio animale magico! Ehi, ciao, cucciolotto! È strano pensare che un giorno sarai grande e spaventoso! Oh!
Con questo zapper che abbiamo rubato alla professoressa Pola possiamo trasformare tutti gli animali in giganti. Vedrai che oggi ci divertiremo un sacco al giardino zoologico, Morphle. Sì! Mila, Morphle, i banditi hanno trasformato gli animali in giganti! Oh no! Dobbiamo recuperare lo zapper! Morphle, trasformati in un supereroe! Ah! Non è divertente, Barky? Ma cosa succede? Che cosa strana? Aiuto! Restituite lo zapper, banditi! Non ci pensiamo nemmeno! Bjorn, dai, zappali! Oh, oh! Forse non è stata una buona idea! Ci rivedremo! Già! Perfetto! E adesso occupiamoci degli animali! Guarda, c'è il pinguino! Sistemato! Ma... cosa? Oh no! Adesso siete troppo piccoli! Ma siete sempre fantastici! Adesso devo andare a fare una cosa importante, Morphle! Morphle, vieni! Mi spiace, ma è un segreto! Perciò tu devi rimanere qui! Sta tranquillo, sarò di ritorno molto presto! Mila! Ciao, ciao, Morphle! Oh! Che cos'hai, Morphle? Dov'è Mila? Non lo so, ma vedrai che tornerà presto! Mila con voi? No, qui non c'è, mi dispiace. Morphle, trasforma! Cosa? Mila non è qui, mi spiace. Mettimi giù, Morphle. Mila con voi! Cosa? No, Morphle, Mila non è con noi. No? Mila con te? No, Morphle. Ma sono sicuro che sarà da queste parti. Dov'è Mila? Morphle!
sta piangendo? Non nella mia città! Avanti, Morphle, asciugati le lacrime. Mila t'aspetta a casa, sali a bordo. Non disperarti, Morphle. Non hai ancora controllato sul retro. Sorpresa! Mila! Volevo organizzare una festa per ringraziarti di essere un animale magico così fantastico. Ogni giornata diventa un giorno magico con un animale magico e tanti buoni amici. Guarda, Morphle, si fa così. Morphle, prova! Non preoccuparti. Prima o poi ci riuscirai, ma mai tanto bene quanto questo piccoletto. Lui è Boba, il nostro nuovo animale magico. Boba adora fare le bolle. Le bolle lo fanno ribollire di gioia. Visto? Sembra divertente! Boba, siamo un po' troppo in alto. Siamo in trappola! Morphle, trasformati in qualcosa di grande! Oh? Ah! Autocarro! Oh? Oh! Adesso Morphle salva Mila! Mila? Oh! Cosa sta succedendo qua? Aiuto! Voglio scendere! Morphle, aiuta! Eccoti qua, Boba. Senti, non puoi seminare le tue bolle magiche dappertutto. Stanno causando un sacco di problemi. Boba! Morphle, fai scoppiare la mia bolla. Grazie, Morphle. Con l'auto fuori dalla bolla mi è sbollita tutta quanta la rabbia. Bene, Boba. Se mi combini ancora guai, ricordati che ti rimetterò io in bolla. Papino! Guardami! Non vedo dove sei, Mila. Guarda in alto! Ciao! Morphle e Mila, i miei supereroi! Morphle vuole giocare! Eh? Morphle, che cosa hai in mente? Morphle super vestito! Sì! Adesso siamo tutti quanti dei supereroi! Rendiamo questa giornata magica! Oh, ho avuto un'idea! Possiamo fare una gara! Morphle sfida Morphle! Morphle sfida Morphle! Il primo che raggiunge la cima del monte vince! Pronti? Partenza! Via! Morphle, fermo! Oh no! Sono in testa loro! Saltiamo!
Caspita! Oh, sì! Cosa? Orful, questo non si fa! No? Ben fatto, Morful! Non sono mai stata così forte! Credo di conoscere una scorciatoia. Giriamo di là, Morful! Stiamo vincendo noi, Orful! E vai! Orful, fa spuntare delle ruote e un jetpack per superare il ponte! Sì! Morful, metti le ali così arriviamo in volo alla montagna! Morful, trasforma! Morful, troppo stanco! Stanco anche Orful! Mila vince? Io penso che siamo pari! Evviva! Orful non vince! Vinciamo tutti! L'importante non è vincere! L'importante è divertirsi tutti insieme, giusto? Già! Ogni giornata è una giornata magica con un animale magico! Oh, due! Oh no! Il mio bellissimo cappello! Signor Sindaco, c'è qualche problema? Oh, Mila, una cosa terribile! Stavo passeggiando per le vie della nostra bellissima città pensando a cose a cui deve pensare un sindaco quando qualcuno mi si è avvicinato e mi ha rubato il cappello! Non si preoccupi, signor Sindaco, noi lo troveremo! Morful, trasformati in un cane da caccia! Un momento, fermi tutti! Io ho visto che ha rubato il cappello al sindaco! Sei stato tu! Morful? Allora, che succede? C'è qualche problema qui? Oh. Eccoti, ti ho trovato! Sei un furfante! Dove hai portato il mio bel cagnolino? Ridammelo! Sta dicendo che Morful le ha rubato il cagnolino? Morful non farebbe mai una cosa del genere! Sì, invece! Avevo appena ritirato una torta di compleanno quando Morful è passato e me l'ha presa con la forza dalle mani! Siete davvero sicuri che fosse Morful? Sì! Bene, bene! Morful è un criminale, non succede nella mia città! Ora dovrai venire con me alla stazione di polizia, Morful! No! No, la prego! Lui non ha fatto niente! Mila! Sono andati via, Yorn! Puoi uscire adesso, forza! Sono convinti che sia Morful il ladro della città! Oh, è il nostro miglior piano mai realizzato! Già, andiamo a rubare altre cose! Morful non è criminale, Mila! Non preoccuparti, Morful! Io dimostrerò che sei innocente! No! Ridammi le mie mele! Sono i banditi a derubare tutti! Non posso crederci! Morful ha rubato tutte le mie mele! Tranquillo, signore. Abbiamo già catturato Morful. Ma è successo solo un secondo fa? La polizia della città sa fare un lavoro eccezionale. Morful non ha fatto nulla! Sono stati i banditi! Li ho appena visti con i miei occhi! Ah, su, insomma, Mila, non puoi dare sempre la colpa di ogni malefatta a quei poveri banditi. Ciao, ciao!
No! Morphle, ho capito cos'è successo. Sono stati i banditi a rubare quelle cose. Ma non c'è nessuno che vuole credermi. Mila cattura banditi! Non sono sicura di farcela senza di te, Morphle. Morphle non può catturare. Morphle è in prigione. Oh, ma mi è venuta un'idea. Riesci ancora a sentirmi, Morphle? Morphle sente, ma dove va? Dove va? Ridammi subito i miei attrezzi, Morphle. Qui c'è qualcuno nei guai. Scendiamo, Morphle. Non si preoccupi, Joe. Ci pensiamo noi. Cosa? C'è un altro Morphle? Più veloce, Morphle! Li abbiamo quasi raggiunti! È troppo veloce, Stein! Ci prenderà così, vedrai! Oh, non è detta l'ultima parola! No! No, 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 no! Rallenta un po', Morphle! Adesso non sei più così veloce, o sbaglio? Morphle, gira in tondo e fai alla svelta! Ancora! Li abbiamo fermati, Morphle! Sì! Silenzio, Yorn! Come hai fatto ad evadere di prigione, Morphle? Cerchi di nascondere le cose che hai rubato, a quanto pare. Guardi che non è stato, Morphle! Sono stati i banditi! Aspetta un momento. Questo non è Morphle. È proprio quello che cerco di dirle già da un po'! D'accordo, finiamola qui. Ci avete presi. Forse ho fatto un piccolo errore questa volta. Mi dispiace davvero di aver dubitato di te, Morphle. È chiaro che non sei un criminale e, alla luce dello straordinario lavoro svolto, vi nomino subito agenti di polizia onorari. È stato divertente fingere di essere Morphle, non è vero, Stein? Certo che lo è stato! Dai, trasformati in un aeroplano, Yorn! No, perché non ti trasformi tu in una macchina, Stein? Ciao, io sono Mila e lui è il mio magico amico Morphle che si trasforma in tutto quello che vuole! La magia delle caramelle di Halloween! Non ha ancora finito? Manca poco. Wow! Sembra che anche quest'anno vinceremo la gara di Halloween della casa meglio addobbata, mio caro Barky. Adoro travestirmi per Halloween. Tu che cosa diventerai, Morphle? Un coniglietto, è carino! Forse non abbastanza spaventoso! Troppo spaventoso! Dolcetto o scherzetto? Prima aiutiamo papà a fare gli addobbi! Oh, Morphle vuole caramelle! Però non troppe, Morphle! O perderai per un po' il potere di trasformarti! Oh, no! Morphle, paura! A volte il buio può spaventare, ma non c'è niente di cui aver paura! Ecco, una piccola luce può farci sentire meglio! Dolcetto scherzetto! Scusa!
piaciuto tanto, Orful. Ma al momento non abbiamo nessun dolcetto a portata di mano. Niente dolcetto! Scherzetto! Mila! Sono quassù! Dolcetto? Scherzetto! Morphle, trasformati in un T-Rex per spaventarlo! Grazie, Morphle, mi hai salvato! Siamo i più temibili banditi di Halloween. Già, e non c'è niente di più divertente che andare a rubare di casa in casa le decorazioni. Con tutti questi addobbi possiamo essere sicuri che vinceremo il premio per la casa meglio decorata. E lei chi sarebbe, Dolce? Papà? Questa è Candy Ray. Penso che tu le piaccia. Certo, resterà con noi finché non le troveremo una nuova casa. Oh, quasi dimenticavo. Non dite la parola dolcetto vicino a Candy Ray. Perché, papà? Perché se sente quella parola a Halloween, trasforma tutto quello che vede in caramelle. Bello, Morfolama caramelle! Divertente! Certo, ma non se trasforma te in caramella. Gnom, gnom, gnom. Mi mangio Mila. Non lo diremo mai. Finisco di appendere le lanterne, poi mi aiutate con le altre decorazioni. Ciao, ciao, Candy Ray. Sono Mila e lui è il mio animaletto magico, Morphle. Morphle, fame! Che ne dici di una bella mela? Dolcetto o scherzetto? Mela caramella! Morphle, cosa hai combinato? Morphle dice dolcetto! Oh no! Le nostre belle decorazioni sono scomparse! Erano là e adesso non ci sono! E io che speravo tanto di vincere il premio quest'anno! Non ti preoccupare, rimedieremo noi! Te ne procureremo altre! Morphle, aiuta papà! Ci serve qualche... ecco, qualche zucca! Dov'è che crescono? In campagna! Già! Forse Felipe potrebbe regalarcene qualcuna! Dobbiamo andarci in fretta! Morphle, trasformati in un'auto da corsa! Wow! Presa! Felipe! Felipe! È tutto il giorno che aspetto di spaventare qualcuno col mio travestimento! È favoloso, Felipe! Un perfetto spaventapasseri! E vai! Halloween è la mia festa preferita! Come posso aiutarvi, amici? Hai qualche zucca per noi? Certo, ce n'è un intero campo laggiù! Ne troverete un sacco! Zucche! Bisogna attraversare il labirinto di Gran Turco! Vi mostro la strada! Ehi, aspetta!
Morphol! Morphol, eccoti qua! Morphol ama tanto Mila! Ehi, amici! Candy Ray! Oh, è Orphol! Dolcetto scherzetto! Che cosa succede? Orphol ha detto una parola e quando Candy Ray la sente trasforma le cose in caramelle. Quindi ha trasformato il mio grano turco in un campo di caramelle? Ma è fantastico! Allora qual è la parola? Morphol non dice! Morphol, trasformati anche tu in un robot gigante! Forte! Questo è l'Halloween migliore di sempre! Morphol, non mangiare troppe caramelle, ricordalo! Cosa? Oh no! Morphol no trasforma! Hai perso il tuo potere perché hai mangiato troppe caramelle! Morphol, perché hai portato via Candy Ray? Morphol piace caramelle, ma niente amici per fare dolcetto scherzetto! Vuoi venire con me? Evviva! Queste zucche staranno benone con tutte le altre decorazioni rubate. Ora siamo sicuri di vincere il premio per la casa meglio addobbata. I banditi stanno rubando tutte le zucche. Morphol, trasformati subito in un elicottero. Partiamo alla caccia dei banditi. Seminati! La mia città. No, le mie mani sono troppo piccole. Morphol, trasformati in un elicottero con delle belle manone grosse. Dobbiamo prenderle prima che cadano e si rompano tutte. Mi è venuta un'idea. Dolcetto scherzetto. Sei diventato un bandito gommoso, compare. Ma anche tu sei gommoso. Aiuto! Con queste braccia non riesco a pilotare. Oh no!
anch'io! Fermi! Vi dichiaro in arresto per lancio abusivo di zucche! Questa non ci voleva! Non usciremo mai di prigione in tempo per partecipare alla gara della casa coi migliori addobbi di Halloween! E ora andiamo dritti in centrale! Sono finite tutte le zucche! Morphle, no, aiuta, papi! Forse April può mostrarci come fare delle decorazioni! Lei è la migliore in queste cose! Sì! April! Morphle, trasformati in un'auto da corsa per arrivare velocemente da April! Oh, no! Ancora? Oh, no! Guarda che hai combinato! Non vinceremo mai! Buon Halloween, April! Ciao, Mila e Morphle! E lei chi sarebbe? Candyrei, un animale magico! Oh, davvero? Che dolce! Piacere, Candyrei! Tu sapresti come fare delle decorazioni di Halloween? Certo! Oh. Ora vi faccio vedere, accomodatevi! Il mio laboratorio è nella cantina! Morphle, un po' paura! Cado! Voilà! Tanto buio! Idea! Una luce fa sentire Morphle meglio! Penso che il necessario sia qui. Allora forse è qui. Non c'è due senza tre. Trovato! Si deve piegare il foglio in questo modo. E poi si fanno due tagli per gli occhietti. E un altro taglio per un bel sorriso. O così se volete il broncio. Che bello! Morphle, prova! Piacere. Ce n'è abbastanza. Certo, e siamo ancora in tempo per un dolcetto scherzetto. Ops, dimenticavo. Che succede? Candyrei ti ha trasformato in un orsetto gommoso con i suoi poteri magici. Oggi picchiolina. Andiamo a dirlo a papà, lui saprà cosa fare. Sento già il profumino della vittoria. Siamo giusto in tempo. Papà, abbiamo delle decorazioni. Molto bene, e avete trovato Candyrei? Lo so che tu avevi detto di non pronunciare quella parola speciale, però l'ho fatto e ora April è una... Sirena gommosa. Oh, mamma. Sì, in effetti, è gommosa. Anche Morphle ha detto...
Hai confessato, bravo! È importante confidarsi con un adulto quando si combina un pasticcio. Scusami, April, è tutta colpa mia! Niente paura, April tornerà normale a mezzanotte. Il potere di Candy Ray termina a quell'ora. Evviva! Questo è l'Halloween più divertente che abbia mai passato. Guardate come rimbalzo! Appendiamo le vostre splendide decorazioni prima che cominci la gara. Sì! Che succede? Ehi, lasciale andare! Cos'è, Barky? Oh, cartaccia! Oh, no! Cosa possiamo fare adesso? Mi è venuta un'idea! Seguitemi, presto! Dolcetto scherzetto! Io ho fame! Rubiamo le caramelle! Eccomi qua! Fermi, banditi! Vi dichiaro in arresto! Perciò, il vincitore del premio annuale per le migliori decorazioni di Halloween è... Meraviglioso! È... È con immenso piacere, mio caro signore, che io le consegno questo trofeo per la più bella casa di Halloween. Evviva! Incredibile! Non avevo mai visto niente di simile. Veramente notevole. Non avrei potuto farcela senza il vostro aiuto. Casa dolce casa. Amila e Poppy, servi Morfo! Sì, evviva! Sì! Possiamo iniziare a costruire! Si può sapere cos'è tutto questo chiasso? Oh, buongiorno, signor Vandibus! Stiamo costruendo una casa sull'albero. Diventerà il luogo del nostro club dei giochi. Un club dei giochi? Su un albero? Ma questa è una sciocchezza! E poi, costruire una casa su un albero non è facile. Sono sicuro che non ci riuscirete. Io invece penso che ci riusciremo e sarà stupenda. Ci può scommettere. Allora, per prima cosa dobbiamo fare in modo che tutte le assi siano della stessa misura. Mi sembra che le forbici non siano abbastanza per tagliare il legno. Morphle, trasformati in una sega! Ora raduniamole tutte insieme. Guarda quei due ingenuotti, Bucky! Può darsi che ci servano dei chiodi per questo. Morphle, trasformati in un grande martello! E comunque non sembra affatto una casa sull'albero! Ma non ha neanche il tetto, per favore! Beh, così non è poi tanto male, lo ammetto! E adesso non ci resta che trasformarla in una vera casa sull'albero! Morphle, ora devi trasformarti in una gru! Gru! Sì, gru! Gru, gru, capito? Evviva! Bene, bene, bene! Guarda un po' lassù, Bucky! È una casa sull'albero a tutti gli effetti! Un attimo! Qual è
per entrare? Morphle non lo so. La password per entrare è Morphle! Morphle! Sì! Evviva! Sì! Quella è proprio la casa sull'albero più bella che abbia mai visto nella mia vita! Coraggio, Morphle! Andiamo a chiamare anche April e Troy! Così faremo una festa nella nostra nuova casetta! Dimmi qual è la password per entrare! La password per entrare è Morphle! Sbagliato! Quella è la password per entrare nella vostra casa! Se non conoscete la password per entrare nella mia casa, beh, resterete fuori! Beh, allora ci metteremo a fare un picnic sull'erba, invece di fare una festa nella casetta! Ehi, ciao, Bucky! Vuoi fare un picnic con noi? Posso... Posso entrare nel vostro club anch'io? Ma certo, signor Vandibus! Che meraviglia! Allora perché non spostiamo la festa in questa bella casetta? Molto brava, Mila! Oh, abbraccio! Oh, un pupazzo parlante! Oh. Oh, papà! Sei un orsetto! Cosa? Abbraccio! Ma allora è un orsetto magico, papà? Sì, è il magico Cubby! Chiunque lo abbracci si trasforma in un orsetto fino ad un nuovo abbraccio. Io voglio uno di quelli. Lo zio Yorn te lo vince subito. Io voglio un orsetto. Ecco. Lo voglio che parli e cammini come quelli. È divertente! Possiamo rimanere orsetti per un po'? Certo! Guarda che belle orecchie pelose! Psst! Ehi, Morphle! Guarda laggiù, piccolo! A qualcuno serve aiuto! Oh? Dov'è, Cubby? Oh no! Ora non possiamo tornare normali! Morphle, dispiace! Tranquilli, lo troveremo! Eccolo là! Cubby, abbraccia il bandito e poi scappa! Abbraccio! Trasformati in un razzo! Vai! Bravissimi, Mila e Morphle! Abbracciami! Abbracciami!
Abbraccio! Abbraccio! Ehi! Fateci scendere da qui! Voglio tornare normale! Abbraccio! No! Congratulazioni! Hai appena vinto questo bellissimo bambolotto gigante! Evviva! Sì! Morphle, mi servono due braccia robuste! Perbacco! Allora, bel bambolotto, adesso giochiamo alle signore che prendono il tè. Morphle gioca a pirati! Grrr! Oh, e Mimi, potresti portare in vita il mio nuovo bambolotto? Oh, salve, signor Lawrence. Buongiorno. E Mimi potrebbe venire ad aiutarmi in cantiere? Certamente. Ci vediamo dopo. Te, Mimi! Pirati! Guarda, Morphle! Per tutte le provette, aiuto! I ladri dei regali di Natale hanno usato la mia macchina del tempo per rubare un T-Rex dal passato! Non vogliamo più essere i ladri dei regali di Natale. Adesso noi siamo i ladri del dinosauro. Morphle, trasformati in un'auto della polizia. Oh?
Non fai il coraggioso, eh? Ora questa è la nostra città. Bene, signori, bentornati nella mia città. Guarda, Morphle, il T-Rex si è ferito a un ginocchio. Morphle, ti devi trasformare in un'ambulanza. Una grande ambulanza per dinosauri. Non credo che questo sia della taglia giusta. Morphle, trasformati in una gru! Anche per quest'anno non abbiamo ricevuto nessun regalo di Natale. No. Ehi là, gente, quest'anno ho ricevuto in regalo un bel robot nuovo, quindi quello vecchio non mi servirà più. Non è magico il Natale? Un robot? E io ho già idea di come possiamo usarlo. Oh sì, funziona! Robot Babbo Natale, vogliamo che tu ci porti tutti i regali che riesci a trovare! Sì! Io vi porterò tutti i regali! Saremo strapieni di regali! Non mi catturerete mai! Dai, prendiamolo! Sì! Oh, che botta! Babbo Natale! Adesso mi prendo i vostri regali. Oh, no! Ridacceli! Vrum! Vrum! Oh, Babbo Natale! Mi prendo i vostri regali. Fermo! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Lo dobbiamo inseguire. Trasformati in una renna! Fermatelo, Mila e Morphle! Ma cosa... Il mio regalo! Ehi! Oh no! Ma babbo! Va nella discarica! Forse ho capito che cosa sta succedendo! Sta tornando, compare! Sì. Ma guarda quanta roba! Ora anche noi abbiamo i nostri regali di Natale! Finalmente! Quelli non sono affatto vostri, signori banditi! Oh, sono Mila e Morphle! Oh no! Scappiamo! Fateci uscire! Riportiamo i regali!
medaglie ai legittimi proprietari. Sì! Oh. Oh. Ehi! Oh sì, evviva! Grazie, Morphle! Ciao, Mila e Morphle! Salve, agente Freeze! Le dobbiamo consegnare un regalo speciale! Oh no! Questo è un bellissimo regalo! Grazie mille, Mila e Morphle! Ah, finisce sempre così! Sì, così! Morphle, trasformati in una grande scavatrice! La nostra gara di palloncini d'acqua sulla spiaggia e castelli di sabbia sta per cominciare. Bambini contro genitori. Cominciate a costruire i castelli di sabbia adesso. I castelli sono fatti! Ora, fuori palloncini pieni d'acqua! Il castello è perfetto! Vinceremo senz'altro! È ovvio, sono solo bambini! Davvero incredibile! I bambini vincono il primo premio! Sì! Congratulazioni, piccoli! Ci avete battuto alla grande! Andiamo a giocare nel nostro castello! Ora posso tenere io il premio, Morphle! Guarda, pirata Phil! C'è un tesoro là! E allora? E allora? Noi siamo dei pirati, pirata Phil! E qual è la cosa che amano i pirati? Prova a pensarci! I tesori! Ma quello è chiuso in un castello di sabbia gigante! È vero! Però noi abbiamo... il cannone a palloncini d'acqua! Facciamogliela vedere, amici! Riuscire a trovarne degli altri in fretta, Morphle! Scava una galleria da cui possa uscire! Mentre tu rimetti a posto il nostro castello, io vado a prendere i palloncini d'acqua!
Papà, ci servono altri palloncini pieni d'acqua. I pirati hanno attaccato il nostro castello. Oh! Mi spiace, ma non abbiamo più palloncini. Però potremo riempire questi d'acqua. Giusto! E anche questo! Tesoro sarà nostro! Pirata Phil! Presto carica il cannone! Guarda, Morphol, ho trovato un uovo colorato. Wow! Morphol colora uovo, Morphol colora uovo. Sì, trasformati in un pennello, forza! Oh, Morphol vuole colorare un grande uovo. Sono sicuro che quelle di dinosauro siano molto grandi. Dinosauro? Sì, papà ha avuto un'idea fantastica. Andiamo a cercare uova di dinosauro da colorare. Wow! Ecco, Triceratopo! E ha un uovo, guarda! Buongiorno, signora Triceratopo. Possiamo colorare il tuo uovo? Ta-da! Il tuo uovo è colorato, ti piace? Vuoi forse che coloriamo anche il tuo uovo? Ecco.
riportarlo subito alla sua mamma. Giusto in tempo. Guarda, tra pochissimo saremo di nuovo a casa nostra. Ciao, ciao! Oh! Oh! Eccovi, ragazzi. Sarete felici di sapere che c'è un regalo per voi. Wow! Sei pronto a colorare quest'uovo gigante? Sì! Qualcuno ha portato via due ruote del mio carro attrezzi! Morphle, trasformati in un altro carro attrezzi! Oh, grazie mille, Morphle! Oh! Guardate! Hanno rubato tutte le ruote! Oh no! Guarda, ecco là i ladri di ruote! No, no, no! Pensa al fuoco! Accipicchia, non ci sono le ruote. Ora come facciamo ad andare all'ospedale? Ehi, Mila e Morphle! Grazie! Non nella mia città! Prendeteli, Mila e Morphle! Peccati! Ma allora ci porta in officina! Oh no!
Morphle, facciamo uno scherzo a papà, che ne dici? Sì! Trasformati in me! Bene, e adesso mettiti questi vestiti. Così sei assolutamente identico a me! Già! Ok, cominciamo lo scherzetto! Oh, sei tu, Mila! Non ti ho visto arrivare qui in salotto! Perché infatti sono ancora sulle scale! Ma... ah! Allora tu devi essere Morphle! Sì! Ciao, Mila! Tu e Morphle venite a giocare! Adesso Morphle non qui! Oh. Ma Mila gioca! Forte! Andiamo su! Trey non ha capito che quello è Morphle! Ciao, Mila! A che cosa possiamo giocare, Mila? Tu sei sempre molto brava a scegliere quale gioco fare! Già! Ce l'hai? Ho capito, Mila! Ce l'hai per prima! Cosa? Oh, wow! Ce l'hai! Brava! Adesso devi soltanto acchiappare Sara. Ma dove è andata a finire? Sono sull'albero. Sapete, non so se sono capace di scendere da sola. Mila, aiuta! Aspetta un momento, tu non sei Mila, tu sei Morphle! È vero! Ti ringrazio, Morphle! Bene, bene! A quanto vedo, Morphle oggi non è con voi! Ma scusa, Stein, non è quello lì, Morphle? Allora, se non c'è Morphle, possiamo tormentarvi come vogliamo! Sarà divertente, siete così piccolini! Lasciami andare! Non puoi sfuggirmi, piccola mocciosa! Da dove è arrivata la palla, fratello? Aio! Che cosa succede? Scappiamo via da qui, Stein! Certo! Mila ci ha trovato ancora! Lasciaci in pace, per favore! Gli hai fatto un bello scherzo, Morphle! Mi sto davvero annoiando senza Morphle, perciò vado a cercarlo! È ancora Mila! Oh, no! Ma come? Oh, guarda, Morphle! Molte cose intorno a noi hanno perso il loro colore! Morphle, trasformati in un pennello magico e va a dipingere! Morphle, l'erba non è azzurra, è verde! Oh!
fa, signore? Il mio semaforo era verde. No, era verde dalla mia parte. È bianco. Tutti questi oggetti non hanno un colore. Oh, sono proprio come me. Aha! Croma, allora sei tu che te ne vai in giro a togliere i colori alle cose in tutta la città! Non lo dovresti fare! Un mondo senza alcun colore non è affatto bello! È divertente! Già, è molto divertente! Andiamo a dipingere gli animali con colori bizzarri, sarà uno spasso! Sì! Ah, eccoti qua, Croma. Ti stavo giusto cercando. In città stanno accadendo cose molto strane. Perché tu stai portando via tutti i colori? Morfolo può aiutare Croma a sistemare ogni cosa ridipingendo tutto con i colori originali. Salve, ragazzi. Non so come, ma il camion dei pompieri ha perso il suo colore. Niente paura, Morfolo e Croma possono aiutarla. No, Morfolo, il camion dei pompieri deve essere rosso, proprio come te. Vi ringrazio tanto, Morfolo e Croma. Ciao, Cloud Monster. Bene, sembra che lei avesse ragione. Prego, passi pure. Bravi! Siete riusciti a risolvere tutti i problemi della città. Morfolo e Croma sono davvero un'ottima squadra. A Croma piace moltissimo dipingere. Sì, adora colorare. Mi è venuta un'idea. Croma, ti piacerebbe avere un amico che ami i colori proprio come te? Che meraviglia! Sei l'animaletto magico perfetto per un pittore come me! Morfolo, trasformati in un grande camion! Dobbiamo portare queste macchine da costruzione al nuovo cantiere della città! Non succede questo nella mia città. Siamo arrivati. Eccoci al nuovo cantiere. Ehi, c'è anche un altro camion qui, signore. Già, è l'unica macchina che non abbiamo dovuto trasportare. È venuto per conto suo, sai? Si tratta di un camion dei rifiuti robot che abbiamo avuto dal professor Song. Ciao, mi ricordo di
Costruttore Lawrence, le tue macchine sono scivolate via dal camion e stanno seminando il caos totale nella mia città. Oh, non è possibile! Il camion è del tutto vuoto! Come risolviamo questo disastro? Morfolle e il camion dei rifiuti robot potrebbero cercare le macchine scivolate via! Sì! Questa è un'ottima idea! Morfol, trasformati anche tu in un camion dei rifiuti! Che ne direste di fare un gioco? Chi riesce a portare più macchine qui al cantiere vince! Ok, Morfol! Troviamo tante macchine, forza! Il camion dei rifiuti robot è già riuscito a trovare una macchina! Ma saremo noi a trovare la prossima! Guarda, Morfol! Quelle persone sono intrappolate nel cemento! Morfol, trasformati in un martello pneumatico! Banditi fanghigliosi. Adesso siamo i banditi demolitori. Siamo molto impazienti di demolire quella bella casetta. No! Questa è la nostra casa. Morfol, trasformati in un robot. I banditi demolitori torneranno a colpire, vedrete! Tranquilli, vi aiuteremo a ricostruire la vostra casa! Coraggio, smettiamo di giocare e mettiamoci al lavoro! C'è un coccodrillo tra le mie mele! Oh, aiuto! Ah, c'è uno squalo! Ecco a te il trofeo della vittoria! Oh no, aiuto! Dobbiamo annaffiare il nostro bellissimo giardino, ti va, Sparky? Aspetta un secondo, questo non è un tubo da giardino, è un... serpente!
adesso siamo i banditi di animali spaventosi. Quindi rubiamo animali spaventosi e li liberiamo in città. Ma Stein, io pensavo che noi... Liberiamo la tigre, forza! Dobbiamo correre ad aiutarle, Morphle! Morphle? Morphle non può aiutare! Ha paura della tigre! Anche a me quella tigre fa molta paura, Morphle! La tigre è un animale pericoloso! Ma tu non dovresti averne alcuna paura, non credi? Perché potresti trasformarti in qualcosa di enorme! Così sarà la tigre ad avere paura di te! Che ne pensi? Sì! Forse io so cosa potrebbe far paura a una tigre! Guarda! Un gigantesco T-Rex! Morphle ha ancora paura! Lo capisco, ma dovresti affrontare la paura, perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più timore! Grazie, Morphle! Andiamo a spaventare anche gli altri animali pericolosi, così se ne andranno via! Cosa? Li senti anche tu, Morphle? Questi spaventosi animali stanno costringendo tutti gli abitanti della città a restare chiusi in casa, così che noi potremo portare a termine il vero piano. Già, perché noi in realtà siamo i banditi della frutta. Una mela al giorno toglie il medico di turno, si dice. Perciò se mangiamo tutta la frutta della città, non dovremo mai più andare dal dottore nella vita. Oh, andare dal dottore mi ha sempre terrorizzato. Dobbiamo fermare i banditi! Trasformati in un grandissimo coccodrillo! Che un enorme, spaventoso coccodrillo! Banditi, non c'è bisogno che rubiate tutta questa frutta! Anch'io avevo paura del dottore, ma ci sono andata lo stesso! E adesso ci vado senza timore! Il dottore è mio amico! Perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più paura! Davvero? Buongiorno, eccomi qua! Per favore, venite con me! Il dottore non fa affatto paura, Stein. Buongiorno, signor gelataio. Due coni gelato, per favore. Benissimo, Mila. A che gusto li volete? Non lo so, qual è il più buono di tutti? Oh, il gusto più buono? Mi dispiace, ma temo di non averlo. Vedete, il gusto più buono sapeva farlo solamente mio nonno, che aveva viaggiato a lungo per tutto il mondo per trovare un ingrediente assolutamente speciale. Un fiore così dolce che era in grado di dare al gelato il gusto più squisito che voi abbiate mai potuto assaggiare. Oh, andremo a raccogliere quel fiore per lei. Dove possiamo trovarlo? Questa è la parte più difficile. Ogni anno il fiore cresce in un posto diverso. Però... il mio caro nonno lasciò questi appunti, che forse potranno aiutarvi. A quanto pare dobbiamo metterci in viaggio, Morphle. Trasformati in un elicottero! Questi appunti parlano della giungla, Morphle. Dirigiamoci là! Molto bene, dobbiamo usare il fiuto, Morphle. Trasformati in un cane da ricerca. Là, Mila! Ottimo, andiamo a dare un'occhiata.
quello delle bacche. Dobbiamo essere un po' più prudenti, Morphle. Sembra che trasportino una sostanza zuccherina. Continuiamo a cercare. Non sono sicura che il fiore sia davvero nella giungla, Morphle. L'ho fiutato anch'io, Morphle! Un profumino squisito! Facciamolo subito al signor gelataio! Non ci vorrà ancora molto tempo! Evviva, gelato! Ed ecco a voi il gusto più buono! Caspita, è veramente buonissimo! Buono! Gelato! Ancora? Mi dispiace, Morphle, ma con un fiore quello è tutto il gelato che ho potuto fare! Oh. Però puoi sempre leccare il cucchiaio! Sì! Prendi la palla, Morphle! Wow, sei stato molto veloce! E adesso rilanciala a me! Non hai voglia di giocare a palla con me, Morphle? Morphle non vuole giocare a palla! Ok, allora vuoi fare un bel disegno, magari? Morphle non vuole disegnare! Non capisco, che cosa avresti voglia di fare? Ci sono! Vuoi giocare a nascondino? Sì, forse. Ok, comincia tu a contare. No! Morphle, che ne diresti di ascoltare una favola? Mentre il ragazzo saliva le scale di casa, la porta si aprì pian piano da sola e lui sentì una terrificante voce. A Morphle non piace favola! Wow! Oggi sei difficile da accontentare, Morphle. Potremmo fare una passeggiata sulla spiaggia. Ti piace così tanto il mare. Veloce! Morphle, fa attenzione! Scusate! Bene, costruiamo un grande castello di sabbia, Morphle! Ma dove stai andando ora? Ecco! Andiamo da un'altra parte, ho capito! Guarda come si divertono quei due elefantini, Morphle! Popcorn! Deliziosi popcorn! Caspita, ma guarda! Dovevi avere parecchia fame, piccolo amico mio! Wow! Morphle, hai fatto colazione stamattina? No!
giocare! No! Ecco perché sei stato così scontroso tutto il giorno! Non avevi messo niente nel pancino! Oh! Bene, Morphle, date da fare! Adesso stai un po' meglio, vero? Sì! Sei più calmo ora che hai la pancia piena? Sì! Adesso Morphle felice! Bisogna farlo visitare da un dottore. Morphle, allora trasformati in un'ambulanza! Andiamo, presto! Ah! Oh no! C'è un ingorgo stradale! Morphle, passaci sopra! Sì! Così va bene, Morphle, ma a me è appena venuta un'idea migliore! Morphle, ora trasformati in un'ambulanza volante! Grazie mille per aver portato Troy all'ospedale, Mila e Morphle. Sa, quando sarò grande, anch'io voglio diventare un medico, così potrò aiutare le persone a stare meglio, proprio come lei! È ammirevole, Mila, ma voglio dirti un segreto. Io non aiuto solo le persone. Sono anche il dottore che cura tutte le creature mitologiche che vivono in città e nei dintorni. Mi sarebbe di grande aiuto poter usare questa magica ambulanza per visitare i miei pazienti mitologici. Certo che può usarla! La prima fermata è l'isola Stella Marina. Il prossimo è il gigante della montagna. Eccolo, sulla cima! Oh! Riproviamo, Morphle. Come facciamo ad avvicinarci al gigante? A me è venuta un'idea! Morphle, aggiungi due motori a turbo elica all'ambulanza! Ecco! Grazie per l'aiuto, Morphle è stato grande. Oh no! Temo che facendoci da ambulanza si sia preso l'influenza da un paziente. Povero Morphle! La prego, faccia qualcosa per farlo guarire, dottore! Gli do immediatamente la medicina. Ma il resto è compito tuo, Mila. Perché le cose di cui Morphle ora ha più bisogno sono amore e coccole. Papà ti ha
abbiamo preparato una bella zuppa. Tieni. Ora ti leggo una storia. C'era una volta un'ambulanza rossa che correndo a curare i malati si prese l'influenza. Ma il dottore le diede la medicina e in un battibaleno la coraggiosa ambulanza tornò ancora più in forma di... Morphle, trasformati in un feroce T-Rex! Troppo feroce, così mi metti davvero paura! Gelato! Eccoti servito! E ora andiamo a cercare l'animaletto magico che ti ha fatto addormentare! Ci potrebbe prestare il suo registratore per un po', signor gelataio? Ma certamente! La ringrazio! Guarda, Morphle! Mezza città è addormentata! Scommetto che è stato l'animaletto magico! Mi sembra molto pericoloso! Dobbiamo fermarlo prima che succeda un guaio! Cerchiamo ancora! Allora, sei pronto, Maximilian? No, Max! Che cosa stai facendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Eh? Oh no, Morphle! Trasformati subito in un elefante e spruzzagli un bel getto d'acqua sul muso! Phew! Grazie mille, Morphle! Continuiamo a cercare! Morphle, trasformati in un aeroplano! Da quella parte, Morphle! Io penso che stia cercando un posto per dormire tranquillo! Cosa posso fare? Gelato! Bene! Morphle, trasformati in un letto volante! Così l'animaletto magico verrà verso di noi! Tutto quello che desidera è dormire!